Non ci vediamo perché siamo ovviamente stiamo facendo una videoripresa. Quindi allora, dicevo, buonasera a tutti, ben arrivati per la presentazione del libro Gelo di Acido di Cirillo Mollicone. Questo è diciamo il secondo libro sul che noi scriviamo con il professor Lavorino, scriviamo rispetto all'omicidio di Acido, quindi l'omicidio di Serena Mollicone, ed entrambi sono arrivati alla fine dei rispettivi processi. In questo secondo libro ovviamente la situazione è ben più corposa, ben più nutrita e completa, in quanto insomma, il secondo processo ha rappresentato qualcosa di importante per questo anno giudiziario. Ci sono state 49 udienze, se non sbaglio, circa 50 udienze rispetto a questo procedimento, e ovviamente abbiamo portato a casa un risultato importante. All'interno di questo libro viene un po' estrinsecata tutta l'attività investigativa, criminologica e criminalistica che è stata svolta da CESCRIN, in prima persona dal professor Lavorino e poi da tutto il gruppo che ne segue, me compreso, per quanto riguarda l'aspetto della psicologia forense, e ne risulto coautore. E in questo libro è quello che può essere, come appunto scritto dal professore, il capolavoro del Segugio, in quanto abbiamo veramente contrastato quelle che sono considerate le eccellenze dell'investigazione criminologica e criminalistica in Italia. Cioè, dall'altra parte avevamo volti noti, tra questi in tutto ciò avevamo anche Iris e l'Istituto Labanoff. Da quest'altra parte c'era il gruppo del CESCRIN, che ha fatto un lavoro, a nostro avviso sicuramente mirabolante e importante, perché abbiamo comunque riportato quelli che sono dei risultati seri. La parte appunto che ha curato tutto l'aspetto processuale, tutto l'aspetto criminologico e criminalistico, se ne è occupato il professor Lavorino, mentre io mi sono occupato per quello che riguarda l'aspetto della psicologia forense. Lascio la parola al professor Lavorino, che può iniziare la sua relazione, insomma, per quello che riguarda appunto la presentazione del libro e il caso. Grazie. Grazie a voi, grazie a tutti, buonasera a tutti. Innanzitutto voglio anticipare che qui è saltato il palinsesto, è saltata la scaletta, perché non sappiamo se l'avvocato Nino Marazzita verrà o meno, perché ha dei grossi impegni, e poi ci sono dei ritardi che ci sono stati avvisati telefonicamente, però assolutamente, perché noi siamo per la puntualità assoluta, come cominciamo a parlare sin da ora. Quindi ripeto, sono saltati i palinsesti, è saltata la scaletta, e quindi anche gli interventi sono cambiati. Allora, diciamo questo: c'è stato questo fortissimo processo per il delitto di Arce ai danni di Serena Mollicone. Il tutto accadde dal 1 giugno del 2001 a seguire, adesso vedremo anche gli aspetti cronologici. Ci fu il primo processo contro un carrozziere imputato dell'omicidio. Nel 2003-2004 ci fu questo processo ai danni del carrozziere Carmine Belli, venne difeso da un pool di avvocati e il dottor Delle Compagni e il sottoscritto eravamo i consulenti tecnici di questo pool e facemmo assolvere Carmine Belli. Poi si è sviluppata la storia in maniera particolare, c'è stato questo processo contro la famiglia Mottola, quindi tre componenti della famiglia Mottola e due carabinieri. Ritengo che questo processo, quello contro la famiglia Mottola e contro i carabinieri, l'appuntato Francesco Soprano e il luogotenente Vincenzo Quattrale, sia il processo più duro, più ostico della mia carriera, e cioè una carriera ultra trentennale. Perché? Perché siamo partiti sconfitti, siamo partiti con l'opinione pubblica che era fortemente colpevolista, è restata colpevolista anche dopo la sentenza di assoluzione, e i colpevolisti che poi hanno fatto un passo indietro sono soltanto coloro i quali hanno potuto prendere contezza del fascicolo processuale o di alcuni aspetti. Perché è successo che abbiamo avuto tutta l'opinione pubblica contro? Perché l'opinione pubblica dal 2006, 2007 e 2008 a seguire è stata praticamente ammorbata, avvelenata da una propaganda sfavorevole che diceva al 100% i colpevoli sono i tre componenti della famiglia Mottola.
la caserma dei Carabinieri di Arce è il luogo dove Serena Morricone è stata uccisa, l'arma del delitto è la porta che è all'interno della caserma dei Carabinieri. Dal 2008 a seguire l'opinione pubblica è stata bersagliata in questo senso. L'impianto accusatorio è stato illustrato e dato continuamente come una situazione vera, assolutamente vera, al 100% da tutti i giornali e le trasmissioni televisive. Per questo ammorbamento e avvelenamento dell'opinione pubblica poi si sono distinti alcuni giornalisti, alcuni soggetti, alcuni investigatori proprio della zona di Arce, che hanno fatto anche una buona carriera per questi aspetti. Poi le trasmissioni televisive che hanno proprio pubblicizzato continuamente l'impianto accusatorio sono la trasmissione delle Iene, alcune trasmissioni della RAI, una particolarmente a RAI 2, il pomeriggio, adesso non mi ricordo il nome, e poi anche Chi l'ha visto. Perché? Perché sin dall'inizio intervistavano queste trasmissioni, questi giornalisti, soltanto i familiari delle vittime. Non davano mai credito e voce agli imputati o agli indagati, e di fatto questa verità dell'impianto accusatorio che è stata proprio propagandata dai mezzi di informazione per l'opinione pubblica era praticamente già sentenza di colpevolezza. Infatti, cosa è successo? Dopo che c'è stata l'assoluzione dei cinque imputati, un processo molto difficile, che se si sono stati assolti proprio perché innocenti, perché l'impianto accusatorio abbiamo dimostrato che era fallace, che era contraddittorio sia internamente che esternamente, e i giudici erano e sono giudici molto severi, al che se c'è stata un'assoluzione contro tutto e contro tutti vuol dire che abbiamo realmente prodotto un super lavoro, una super consulenza, una super difesa, una super organizzazione che ha potuto e ha dovuto demolire tutti gli elementi dell'accusa, dell'impianto accusatorio, sia a livello logico, a livello comportamentale, a livello tecnico, scientifico, di diritto, eccetera. Però ricordo che l'opinione pubblica era ancora colpevolista, tanto che quando siamo usciti dopo l'assoluzione dal tribunale c'è stato un tentativo di linciaggio nei nostri confronti e nei confronti della famiglia Mottola. Poi, poiché io ero il portavoce del pool di difesa a tutti i livelli, quando c'è stato questo attacco nei nostri confronti, poi un gruppo di questi soggetti si è indirizzato particolarmente verso di me, perché in quel momento la forza pubblica stava invece tutelando giustamente la famiglia Mottola. Comunque tutto è andato bene, però la gravità è stata che questi mezzi di propaganda velenosa e ammorbante hanno avvelenato l'opinione pubblica, hanno parlato soltanto alla pancia dell'opinione pubblica, non alla mente, non alla logica, soltanto alla pancia. E poi ci sono stati questi, diciamo, aggressori di professione o questi soggetti giustizialisti e forcaioli che hanno tentato questo linciaggio. La gravità del tutto poi l'ha dimostrata anche la figlia del brigadiere Tuzzi, la signora Maria Tuzzi, la quale in una trasmissione televisiva, in una dichiarazione pubblica di qualche giorno dopo, laddove le hanno chiesto un commento su questo tentativo di linciaggio, purtroppo ha detto: questa è la voce del popolo che vuole giustizia, che si vuole fare giustizia. Quindi stiamo ancora proprio ai tempi medievali dove si tenta di effettuare un comportamento forcaiolo. Detto questo, devo dire comunque insomma che questo libro presenta in maniera particolare la super consulenza vincente, la super difesa, adesso ci diamo un'occhiata, però tutto è stato possibile soltanto grazie a questo super pool di difesa che si è formato. Super pool di difesa aveva quattro ottimi avvocati, l'avvocato Francesco
Maria Germani, che è proprio l'avvocato storico della famiglia Mottola, l'avvocato Mauro Marsella, l'avvocato Pier Giorgio Di Giuseppe e l'avvocato Enrico Meta. Attorno e a sostegno di questi avvocati poi c'è stato il pool del Cescrin, cui fa parte il dottor Enrico Di Compagni, già dal primo processo che ci fu contro Carmine Belli, sempre per l'omicidio di Arce, le dottoresse che stanno al mio fianco, quindi l'avvocato Alessandra Carnevale, la dottoressa Giusima Marotta. Unitamente poi ci sono anche il dottor Gaetano Bonaventura, esperto informatico, e l'ingegner Cosmo Pio Di Mille, che è venuto per confutare e contestare tutto il lavoro effettuato dall'ingegnere Sala dell'Abanoff, il quale invece era un consulente tecnico dell'accusa, quindi del pubblico ministero. Attorno a questo pool tecnico poi ci sono altri professionisti, il medico legale professor Giorgio Bolino, il biologo professor Claudio Lavorino, l'avvocato Silvana Cristoforo, il geometra Fulvio Marsella, avvocato, e poi ci stanno anche altre persone che in questo momento mi sfuggono, ci stanno ovviamente due referenti del Cescrin, il dottor Toni Carbone di Palermo, col quale ci si sentiva spesso e volentieri, il dottor Massimo Amadei, che invece sta a Milano e si interessa di analisi criminale e però la unisce anche all'arte. Detto questo, adesso per parlare e per significare e enunciare alcuni aspetti del libro, io direi prima diamo una piccolissima occhiata all'aspetto storico della vicenda. Aspetto esattamente questo, così almeno indichiamo i dati fissi, e peso Giallo di Arce, vittima Serena Morricone. È iniziato il 1 giugno del 2001, Serena esce di casa in Arce, prende l'autobus per Isola Liri, alle 8.37 in Isola Liri effettua un'orto panoramica, alle 9.30 c'è l'ultimo avvistamento certo, certissimo, di questa ragazza che stava facendo l'autostop in Isola Liri, scompare, e c'è il 3 giugno sempre del 2001 alle ore 13.30 c'è il rinvenimento del suo corpo a Fonte Cupa, una località. Qui vediamo, abbiamo una piantina che ci indica in basso Arce, mediamente dove c'è Isola Liri, dove si è diretta lei, e poi Fonte Cupa alle 3 alle 4 sarebbe il luogo di rinvenimento del cadavere. Lì cominciò il giallo di Arce per non finire, per diventare uno dei misteri all'italiana. Qui vediamo alcune fotografie del rinvenimento del corpo della ragazza, però non venne rinvenuta esattamente in questo modo, aveva del fogliame che le copriva anche la parte superiore della maglietta, cioè fino ai pantaloni. Comunque vediamo che c'è il volto coperto da una busta. Quando questa busta venne tagliata, si accorsero che la ragazza aveva il volto circondato da nastro adesivo bianco Ghost, marca Ghost, lunghezza del nastro adesivo che attorno al capo di ben 6,60 m, quindi 6,60 m le hanno stretto tutto il volto, dagli occhi al mento, facendo in questo modo è stato impedito alla ragazza di respirare, infatti la morte per soffocamento. Però la ragazza prima aveva avuto un colpo sulla tempia sinistra. Qui vedete, è cerchiato come è stato trovato il corpo della ragazza, vediamo anche che cerchiato un ramoscello, questo ramoscello era un ramo spezzato dal soggetto ignoto che ha portato il corpo della ragazza in quel luogo, ha preso la vegetazione dall'alto verso il basso e l'ha conficcata sul terreno in maniera che così la ragazza avesse anche una specie di nicchia, fosse accudita. Infatti col dottor Di Compagni, sia nei tempi antichi, quindi parlo 2003-2004, sia
Ultimamente, quando abbiamo disegnato il profilo criminologico, il soggetto ignoto, diciamo che quello è un atto praticamente di disfacimento del crimine, il cosiddetto anduin, quindi anche un atto di accudimento nei confronti della vittima. Il problema è stato però che quando venne repertato il corpo, vennero repertate le tracce, questo ramoscello e gli altri non vennero repertati. Se fossero stati repertati, sul ramoscello sarebbe stato preso il DNA, il tessuto epiteliale del soggetto ignoto che aveva spezzato per conficcare il tutto sul terreno. Quindi questo qua è un qualcosa che stiamo pagando tuttora. Adesso invece vediamo una slide dove vediamo sempre la ragazza, è stata legata anche alle gambe con del nastro adesivo bianco e poi sopra il nastro adesivo c'era del filo di ferro. All'interno di questo nastro adesivo bianco sono state rinvenute 3 impronte papillari utili alle comparazioni, specialmente la impronta 15D. E non è stato trovato il proprietario, produttore, appositore di questa impronta papillare. Il momento in cui si troverà il produttore, abbiamo trovato l'assassino di Serena Morricone. Infatti Carmine Belli venne assolto anche per questo motivo, perché le sue impronte papillari non erano compatibili, riferibili a questa impronta 15D, e lo stesso discorso è valso per i signori Mottola, da lui difesi. Qui notiamo ancora alcuni aspetti, qui ci sta la pianta dove il rinvenimento della ragazza. Vediamo alcune foto molto interessanti dei reperti che valuteremo in seguito. Qui vediamo questo sacco di nylon, busta Eurospin, che è stata avvolta attorno al capo della ragazza. E poi il collo della ragazza di Serena Morricone, però coperto dalla busta, è stato legato con questo nastro che vediamo accanto, sempre nastro Ghost, lunghezza 1,30 m. Quindi noi abbiamo il nastro che legava il collo della ragazza sopra la busta 1,30 m, il nastro che legava il capo della ragazza 6,60 m. Quindi 6,60 m più 1,30 m sono 7,90 m. Qui vediamo il nastro, il rimanente del nastro Ghost che è stato rinvenuto sulla scena del rinvenimento. Vediamo altri reperti che appartenevano alla ragazza. Per esempio sono state trovate delle impronte digitali papillari sia sulla tessina della follia, sia all'interno e sulla copertina della monografia di Van Gogh, sia sul libro del diritto del lavoro. Nulla di questo è riferibile né a Carmine Belli prima e né ai signori Mottola dopo. In tutto questo noi districatori di enigmi non abbiamo capito com'è che si sono permessi di fare 2 processi contro 2 soggetti o gruppi di soggetti accusati di aver ucciso la ragazza e di avere lasciato le proprie impronte papillari, laddove le impronte papillari non sono riferibili a loro. Ricordo anche che in tutto questo periodo hanno preso le impronte digitali a più di 300 persone per fare la comparazione. Con le impronte digitali note. Allora la domanda è: ma se voi prendete le impronte digitali a tutte queste persone per vedere se sono riferibili a quelle rinvenute sulla scena del crimine, perché poi andate a incriminare persone che non hanno la corrispondenza? E questa è una illogicità che i nostri geni dell'investigazione criminale che si sono interessati di questo caso ancora non hanno saputo districare. Anche perché nell'impianto accusatorio non si è mai parlato di altri sconosciuti, di persone non riferibili, di ignoti, cioè i Mottola più ignoti erano riferibili solo alla famiglia Mottola, a Soprano e a Quatrale, non c'erano altri, quindi non è stato mai cercato il possessore effettivamente
effettivamente nel vero giuridico il possessore di quell'impronta, il proprietario. Cioè, sono stati cercati, sì, sono stati trovati. Infatti gli impianti accusatori, sia per Belli prima, sia che per il Motto là dopo, dicono che loro l'hanno ammazzato e loro hanno legato. Quindi il momento in cui tu mi vai a legare una ragazza con un nastro adesivo, è ovvio che le impronte digitali sono riferibili ai legatori. Laddove tu mi dici che i legatori sono i soggetti indagati e poi imputati, c'è qualcosa che non quadra. Quindi quando noi diciamo che abbiamo praticamente demolito l'impianto accusatorio, ma anche sotto l'aspetto logico, questo è importantissimo, perché questi qui sono aspetti logici, qui c'è anche qualche avvocato, ci sono diversi avvocati, e ben si sa che tutto deve quadrare, cioè se c'è un modello accusatorio che ti porta a determinati sistemi, determinate tesi, ogni tesi deve essere esatta, logica e coerente, sia internamente sia collegata alle altre. Qui era tutto scollegato, ciò nonostante sia andato al processo. Quindi adesso vediamo un attimo l'aspetto storico, quindi l'ultimo avvistamento ritenuto veridico dagli inquirenti è quello di Carmine Belli, che dice di aver visto una ragazza presso il bar Chioppetelle che poteva essere Serena Mollicone. Verso le ore 10:30, ragazza che piangeva e veniva strattonata da un ragazzo biondo mesciato. Quindi Carmine Belli disse: ho visto questa ragazza vicino al bar, e questo bar era circa 250 metri in linea aria dal luogo del rinvenimento. Dice: l'ho vista che stava piangendo. Dice: poteva essere, mi sembrava, poteva essere Serena Mollicone, non ne sono certo. Poi disse: era strattonata da un ragazzo biondo mesciato, che poi invece ha riconosciuto essere una ragazza tossicodipendente. Comunque, dicono ragazzo biondo mesciato. Continuano le indagini, sto parlando del 2003, arriva l'UACV, analisi crimine violento della Criminal Poll, la nostra Criminal Mind, sospetta di Belli, lo mette sotto pressione. Belli in seguito dichiara che l'avvistamento è del 31 maggio, quindi non c'entra nulla. Nel settembre del 2002 i pubblici ministeri chiedono l'incarcerazione di Carmine Belli, questa scatta nel 2003, febbraio 2003. Carmine Belli viene incarcerato e processato, viene assolto, primo grado, appello e Cassazione. Primo grado c'erano gli avvocati Silvano Cristofano e Romano Misserville, consulenti tecnici erano il dottor Del Compagno e il sottoscritto. Successivamente in appello Belli cambia avvocati, prende l'avvocato Roberto Migno e l'avvocato Edoardo Rotondi, consulente sempre noi. Succede la stessa cosa in Cassazione. Belli sempre assolto. Passano gli anni, cosa succede? Che dopo l'assoluzione di Belli, all'interno della caserma di Arce, già il maresciallo Mottele era andato via, si è formato all'interno della caserma di Arce, in Arce, nel territorio, un gruppo segreto che praticamente si era fissato sulla colpevolezza di Marco Mottola, perché si faceva gli spinelli, e dicevano che il padre aveva coperto tutto. Chi ha avuto un fortissimo ruolo proprio a livello mediatico, accusatorio, di accusa nei confronti di Mottola, purtroppo è stato il povero Guglielmo Mollicone, padre di Serena. Il problema qual è? Io faccio sempre questo ragionamento: i familiari delle vittime hanno il diritto e il dovere di sospettare di tutti, dite quello che volete, è giustissimo, però il problema è che Guglielmo Mollicone non parlò per scienza propria, parlò perché era fagocitato, sollecitato da questi velenosi soggetti, da queste strutture velenose che si erano create attorno a lui per fare carriera. Allora dicono: noi ora impostiamo questa tesi che ci piace molto, formiamo il nostro gruppo, dopodiché chi dobbiamo portare come alfiere? Portiamo Guglielmo Mollicone, tanto il padre della vittima è sempre d'accordo. Basta che si trovi il soggetto ignoto. Tanto che ricordo, Guglielmo Mollicone prima pensava che l'assassino fosse Carmine Belli, prima aveva detto il parroco, poi il sindaco, poi altre persone, poi andavano bene anche Mottola.
Omicidio di via Poma, Serena Simonetta Cesaroni. Prima alla famiglia di Simonetta andava bene che l'assassino fosse Pietrino Varagore, poi è andato bene Raniero Valle, cioè il figlio di Raniero Valle, Federico Valle, poi è andato bene Raniero Busco. Adesso ci stanno altri soggetti, qualcuno guarda verso l'avvocato Caracciolo, dice se sta bene pure l'avvocato Caracciolo. Perché? Perché i familiari delle vittime si fidano delle indagini e dicono, hanno l'importo di arrivare a una conclusione. Comunque, accadono molti scontri, i Mottola nel frattempo sono andati via e vengono individuati i Mottola come colpevoli col favoreggiamento di tre carabinieri, Santino Tuzzi, Francesco Soprano e Vincenzo Quattrale. Poi succede questo: il 28 marzo del 2008 Tuzzi è convocato in caserma e viene ascoltato, anzi viene interrogato, un vero e proprio interrogatorio, però era senza avvocato. Praticamente lo puntano e Tuzzi, di questo adesso ce ne parlerà il dottore delle compagne, perché questo qui è l'elemento importantissimo, il brigadiere Tuzzi cosa fa? Dopo aver vissuto delle peripezie intrapsichiche, dice, ricorderebbe, dice, forse ho visto entrare una ragazza, non sono sicuro che fosse Serena Morricone, non sono nemmeno sicuro dell'orario, non sono nemmeno sicuro che fosse il 1° giugno del 2001. Poi piano piano noi abbiamo gli audio frammentati e spezzettati di tutto ciò, dopodiché dice, poteva essere. La notizia naturalmente è fortissima, perché una cosa è accusare il carrozziere con la terza media comprata, queste sono le parole di Carmine Belli, dice, io la terza media l'ho comprata regalando un prosciutto, un agnello, mentre invece un'altra cosa è accusare la Spectre della caserma dei carabinieri di via Poma, accusare il maresciallo dei carabinieri, accusare il figlio, eccetera, parlare di questi poteri forti. Quindi è sempre bello a livello giornalistico avere lo scoop sui poteri forti e non l'ignorante. Infatti Pacciani non credeva nessuno che fosse il mostro di Firenze, perché era brutto, antipatico, violentatore delle figlie, ignorante e cattivo, mentre poi quando hanno cominciato a parlare dei compagni di merenda del secondo livello, del terzo livello, la cosa è andata nell'interesse di tutti. Comunque, cioè di fatto che i Mottola vengono indagati, entrano nel mirino giudiziario e non ne escono più. Ma è anche vero che nel 2016 la stessa procura di Arch e di Cassino chiede il proscioglimento dei Mottola e degli altri, perché Tuzzi è ritenuto non credibile sulla storia che la ragazza fosse andata lì e si fosse intrattenuta con Marco Mottola. Non c'erano elementi di riscontro, anzi tutto era contraddittorio. Però le parti civili, qualcuno insiste e viene ipotizzato che invece la ragazza è realmente entrata ed è andata a sbattere ed è stata sbattuta con forza contro una porta all'interno della caserma e questa porta è l'arma del delitto. Vengono allora interessati per riscontrare o non riscontrare la teoria sulla porta una famosa anatomopatologa italiana, la professoressa Cristina Cattaneo, presidente della Vanoff, la quale è anche diventata famosa per aver trovato sui leggings di Chiara Gambidasio il DNA di ignoto 1, che poi sarebbe Massimo Bossetti, e assieme alla professoressa Cattaneo c'è l'ingegnere Sala. Entrambi dicono che c'è una certa compatibilità fra la porta, la ferita che aveva la Morricone e poi la struttura anatomica e le misure morfologiche. Questo è quello che dice. I pubblici ministeri vogliono avere un riscontro in tal senso e affidano a tre esperti dei RIS, consulenti tecnici del pubblico ministero, una consulenza, incaricano una consulenza per verificare se
i frammenti di legno che erano sui capelli di Serena Mollicone e che poi erano andati naturalmente a posizionarsi su quei famosi nastri, vi ricordate, che ho detto prima, se provenissero da quella porta. I carabinieri, i traderisti dicono sì, provengono da quella porta, quindi automaticamente abbiamo da capo Tuzzi, ridiventa credibile mentre prima non era credibile, certezza che la porta fosse l'arma del delitto, mezzo lesivo, perché? Perché lo dicevano due super team di scienziati, la Cattaneo, l'ingegnere Sala da una parte e Iris dall'altra parte. In questo modo è cominciato il processo. Quindi il 19 marzo del 2020 inizia il processo contro i tre Mottola e i due carabinieri. Gli elementi portanti dell'impianto accusatorio sono quelli che noi vediamo, sono quattro. Il principale è che la porta è il mezzo lesivo, arma del delitto. Questa è la relazione della professoressa Cattaneo e dell'ingegnere Sala, più la relazione di tre appartenenti a RIS, più la relazione della dottoressa Pilli, che anche lei era un capitano di RIS, poi si è congedata. E dicevano, l'arma del delitto è la porta. Il delitto è successo all'interno della caserma dei carabinieri. Il secondo elemento è un gruppo di elementi forensi, criminalistici, criminologici, investigativi, di intelligence, eccetera. Il terzo elemento è l'entrata di Serena in caserma descritta da Tuzzi. Il quarto è una serie di elementi, esattamente 10, quelli che poi le dottoresse andranno a enunciare come sono stati demoliti questi 10 elementi di sospetto. Quindi sono ragionamenti e di tesi, comunque in realtà sono illazioni a riscontro e a supporto dell'impianto accusatorio. Allora noi abbiamo questi quattro elementi che tutte e quattro fanno parte dell'impianto accusatorio e praticamente stanno a declinare e gridare la colpevolezza dei cinque imputati, in maniera particolare dei tre Mottola. A questo punto, e stiamo parlando del 2018-2019, cosa accade? Accade che all'epoca io ero il consulente del carabiniere Suprano, Francesco Suprano, però Francesco Suprano era accusato, adesso scusate, intanto facciamo le battute, soltanto di favoreggiamento. E da questo punto avevamo poco accesso al fascicolo per quello che riguarda l'aspetto del favoreggiamento. Invece noi siamo esperti di omicidi, ci piace indagare sugli omicidi. Venimmo contattati dalla difesa del maresciallo Mottola, col quale io precedentemente, anche nel 2011, avevo criticato, perché dicevo, caro maresciallo, però dico, tu stai a darci, come facevi a non sapere che tuo figlio ogni tanto si faceva lo spinello? Lo sapevi? Perché ti sei pure arrabbiato con lui diverse volte. Allora, non era il caso che tu indagassi direttamente o su, naturalmente, su incarico della procura, perché? Perché dovevi fare anche delle domande sugli spinelli. Arrivato a questo punto era meglio che ti facevi da parte. Comunque, inizialmente l'avvocato, il maresciallo Mottola, non si fece da parte, io lo criticai e ce l'aveva con me, era arrabbiato con me. Poi naturalmente una cosa è essere arrabbiati, un'altra cosa è rischiare l'ergastolo. Quindi dice all'avvocato, dice, è meglio che qui contattiamo il professor Lavodino. Accettai dopo aver valutato alcuni aspetti, perché ricordatevi, noi due difendiamo soltanto le persone che riteniamo essere innocenti e laddove l'impianto accusatorio è sballato. Non abbiamo mai difeso una persona che ci dava dei sospetti anche di colpevolezza. Infatti noi da tre casi criminali siamo usciti, perché? Perché quando abbiamo parlato con i soggetti o quando abbiamo saputo alcuni aspetti, abbiamo preferito lasciare stare. Ve ne dico uno solo, Michele Profeta. Michele Profeta, il serial killer, si professava innocente, poi abbiamo visto
che praticamente raccontava le balle, che l'impianto accusatorio era perfetto e abbiamo lasciato. Quindi noi ci siamo interessati a difendere i Mottola proprio perché avevamo la certezza della loro innocenza e congiuntamente avevamo la certezza della fallacia dell'impianto accusatorio. Poi non dimenticate che l'impianto accusatorio e la questione di Arce noi la si conosceva sin dall'inizio, quindi poi un gravissimo errore che ha fatto la procura di Cassino, questo lo dico in continuazione, è stata quella che quando sono cominciati i sospetti e le nuove indagini, invece di prendere noi due come consulenti, che già il caso lo si conosceva e avevamo una freddezza e un'analisi obiettiva e oggettiva sugli aspetti, cosa fanno? Vanno ad affidare le indagini a coloro i quali erano praticamente già innamorati della pista Mottola. Ecco, questo è stato un errore assolutamente che non doveva accadere. Adesso vado un pochino avanti. Comunque, qual era la congettura dell'accusa? Quella che noi abbiamo dovuto demolire, avevamo l'incarico di demolire, quella. Serena alle 9.30 fa l'autostop ai Solanieri, Marco Mottola le dà un passaggio, non c'è nessuna prova. Arrivano al bar Chioppetelle, vi ricordate, e si litigano. Quindi se si litigano, Marco Mottola è il ragazzo biondo mesciato che la tirava. Poi non si sa come Marco Mottola torna ad Arce, entra in caserma, però nessuno lo vide entrare e nessuno lo vide uscire. Praticamente Marco Mottola non era uscito. Serena si reca in caserma perché avrebbe dimenticato i libri in macchina di Marco Mottola. Questa è un'allegra ipotesi della procura all'ultimo momento. Prima avevano ipotizzato, sempre strumentalizzando il povero Guglielmo Mollicone, che Serena era andata in caserma per denunciare Marco Mottola che spacciava droga. Poi capiscono che non c'è logica che Serena vada in caserma a denunciare Marco al padre, quindi praticamente hanno creato tutte le illazioni possibili senza prove. Comunque dicono Serena è andata in caserma, lì ha visto Marco Mottola al piano superiore, si sono litigati, Marco Mottola l'ha presa, l'ha spinta contro la porta. La ragazza sbatte questa zona, la professoressa Cattaneo dice dal sopracciglio alla zona zigomatica, è questa quella che ha fatto il foro sulla porta. Serena sviene, arrivano i genitori di Marco Mottola, questa è sempre l'ipotesi, io soltanto il maresciallo, dicono ma che facciamo con questa qui? La uccidiamo, la pigliano, prendono questi 6,60 m di nastro, glielo mettono, glielo avvolgono attorno al viso, al volto così, non respira, poi la portano sopra, non la portano fuori il balcone, la posizionano sotto la calderina, così dalla calderina cade un frammento di vernice che si va a posizionare sui capelli. La sera, fra le ore 22, quindi la sera fra il giorno 1 e il giorno 2, dice o alle 22:30 oppure verso l'una, l'una e mezza, prendono il corpo di Serena Mollicone e lo portano in località Fontecupa. Dice poi se ne vanno. Quando tornano cominciano queste attività di depistaggi con la complicità di Tuzzi, Soprano e Quattrale. Comunque dicono che praticamente il maresciallo Mottola ha inserito nel telefonino di Serena Mollicone il numero 666 accanto al diavolo, così volevano fare credere che praticamente Serena Mollicone era caduta nelle grinfie di una setta satanica. Cancellano le impronte digitali di tutti quanti e anche di Guglielmo Mollicone quando ha toccato il telefonino. Hanno fatto lavare la scena del crimine dalla donna delle pulizie. Durante il funerale hanno prelevato Guglielmo Mollicone per farlo sospettare. Tutti questi aspetti, che poi saranno enunciati dalle dottoresse, sono stati propagandati in maniera incredibile da queste trasmissioni televisive e dai giornali, fra i quali si sono distinte due trasmissioni. Le Iene,
che addirittura 5 giorni prima della sentenza, nonostante già tutti questi elementi erano caduti, li hanno da capo rimessi in circolazione. Ma la cosa gravissima, e questo io l'ho scoperto qualche giorno fa, e mi ha dato un fastidio incredibile, è questo, che mentre, e voi questa storia non la sapete, quindi non la sa nessuno, perché? Perché noi in quel momento eravamo in tribunale, Rai 2, adesso non ricordo chi era la conduttrice, bionda, mi sembra si chiami Elisabetta o Emanuela, comunque era il pomeriggio, si collegano direttamente col tribunale, era il giorno che c'era la professoressa Cattaneo, e allora dicevano, cioè, si collegano poi con l'avvocato De Mollicone, con Antonio Mollicone, arrivano altri e dei giornalisti territoriali e praticamente dicono che ormai era dato certo che la professoressa Cattaneo aveva dimostrato che l'arma del delitto era la caserma, era la porta all'interno della caserma. Questo stava a significare che al 100% tutto era successo all'interno della caserma, e congiuntamente in studio c'erano due giornalisti che, come pappagalli, ripetevano quello che tutte le trasmissioni televisive, l'impianto accusatorio continuamente propagandava. Cioè, mentre noi stavamo in tribunale a pensare a fare trionfare la giustizia, comunque i processi si fanno in tribunale, la cosa vergognosa è che queste trasmissioni televisive andavano a esaltare soltanto l'aspetto accusatorio. E questa è una cosa assolutamente grave. Comunque c'è di fatto che dopo tutte queste storie gli imputati sono stati assolti. Il punto è questo. E sono stati assolti nonostante nella formazione avversaria, quella noia avversaria, ci fossero il fiorfiore della criminalistica, della criminologia, delle scienze forensi italiane. Quindi parlo il generale Garofano, siamo concorrenti, siamo avversari, però il generale Garofano è quello che ha mandato avanti, ha fatto diventare famosissimi i RIS di Parma. E assolutamente i RIS sono un'eccellenza della criminalistica e delle analisi forensi in Italia. Il problema è però che quando 3 carabinieri dei RIS fanno una relazione che noi confutiamo e reputiamo fallace, io dico sono loro 3 che sbagliano, non è che sbagliano tutti quanti i RIS, quindi i RIS sono assolutamente un'eccellenza che noi abbiamo. E uno, avevamo poi la professoressa Cattaneo, avevamo l'ingegnere Sala, avevamo dei medici legali in gamba, cioè assolutamente avevamo i RIS, i ROS, tutti che dovevano dimostrare che questi soggetti erano colpevoli. Si parlò di questo famoso gota delle scienze forensi investigative italiane che dava per scontato, dava la certezza assoluta che gli imputati fossero colpevoli, invece dobbiamo dire che in un colpo solo li abbiamo sbaragliati tutti, li abbiamo spazzati. In questo poi, un discorso è il gota, un altro discorso è che poi c'erano, diciamo, degli infiltrati, quindi non del gota, che si sono allineati alle ipotesi accusatorie. Addirittura c'è stato un consulente dalla parte civile che è venuto a dire: badate, i Mottola sono colpevoli perché? Perché Guglielmo Mollicone è stato prelevato con dolo dal maresciallo Mottola durante il funerale, e invece è emerso che non è vero, che l'ordine è venuto da un colonnello dei carabinieri ai quali gli ha ordinato la procura. Uno, però è gravissimo che un consulente in tribunale venga a dire una cosa del genere, perché i consulenti non possono mentire in tribunale, devono dire quello che sanno e non possono inventarsi prove che non sono prove. È uno. Poi dice un'altra cosa, dice: all'interno dei nastri non c'era nemmeno una traccia biologica o digitale. Questo significa che chi allegato Serena Mollicone aveva una fortissima competenza forense investigativa. Dice, quindi è il maresciallo. Non è vero niente, perché abbiamo visto che assolutamente c'erano diversi frammenti di impronte digitali all'interno dei nastri e diversi frammenti del DNA che sono riferibili al soggetto ignoto. Due. Quindi questa qui è una cosa importantissima. Quindi stai dicendo una non verità.
Altro elemento fortissimo, dice, poi dice, abbiamo la certezza della colpevolezza perché Carmine Belli ha riconosciuto in Marco Mottola il ragazzo biondo mesciato che tirava Serena. Non è vero, è falso, perché Carmine Belli alla domanda dice, ma hai riconosciuto Marco Mottola? No. Quindi se ora tu consulente, che non puoi mentire, devi venire a dire la verità e non devi fare lo spiritoso, non devi fare quello che va a contestare con le battute agli altri consulenti, vieni a raccontare menzogne del genere, i casi sono due, o sei incompetente e non hai studiato, oppure stai a dire le bugie. Questo è quello che noi abbiamo vissuto in questo processo. Ora, vediamo un pochettino, adesso vi parliamo. Il piano accusatorio, gli elementi sono quattro. La porta è il mezzo lesivo arma del delitto. Gli elementi forensi, l'entrata di Serena Mollicone nella caserma riferita da Tucci e 10 elementi basici dell'accusa. Io direi quindi che partiamo invece dall'elemento iniziale a livello cronologico. Tucci, Santino Tucci, brigadiere dei carabinieri, improvvisamente dice, dopo 7 anni, dice, io ho visto Serena Mollicone, cioè dice, direbbe, avrebbe detto, firma, questo è stato un elemento propulsivo che ha spinto in questi termini, poiché era un elemento molto forte. Decidemmo di dare al dottore Enrico Delli Compagni, psicologo forense, l'incarico, dice, tu studi assieme a noi, però ti devi specializzarti particolarmente nel dimostrare che Tucci non ha visto entrare Serena Mollicone, dici perché ha detto quelle cose e poi, se possibile, dici anche perché si è suicidato 3 giorni dopo avere ritrattato la dichiarazione e poi aver ritrattato la ritrattazione. Quindi adesso per 15 minuti diamo la parola al dottore Enrico Delli Compagni. Grazie. Allora, Tucci viene sentito diverse volte. L'ascolto principale, il primo ascolto, arriva nella notte tra il 28 e il 29 marzo. Questo ascolto interrogatorio in realtà potrebbe essere configurato così, dura 7 ore e 40. Sono presenti 6 inquirenti, vengono registrate le ultime 3 ore e 10 dell'ascolto, quando lui avrebbe già detto di aver visto Serena Mollicone, e una delle prime cose che nell'ascolto del vocale, perché poi il verbale è un riassunto di quello che si sono detti, mentre nel vocale, cioè nel verbale che viene riassunto, non ci sono 7 ore e 40 di interrogatorio, mentre nel vocale delle ultime 3 ore e 40 la situazione sembra diversa, tant'è che la prima volta che compare il nome di Serena Mollicone è quando con il capitano Caprio c'è questo scambio e dice, no, perché tu hai detto di aver visto Serena Mollicone e quindi lo dobbiamo dire. Lui fa, sì, ma tutte le volte che vi ho detto di non averla vista, voi non la verbalizzate, non avete verbalizzato. Cioè, in pratica, lui racconta, e si comprende in questo ascolto in maniera ben precisa, che lui più volte ha detto, io non ho visto Serena Mollicone, io non ho visto nessuno. Poi, a un certo punto, gli fanno capire, attraverso delle dinamiche di giochi e in qualche modo una sorta di pressione, che lui per forza ha dovuto vedere Serena Mollicone entrare. Perché? Perché gli inquirenti dicono, ci sono altri testimoni che confermano la presenza di Serena Mollicone in caserma, e siccome tu eri di Piantone sicuramente l'hai vista passare. Ci sono i RIS che stanno facendo le indagini all'interno della caserma e troveranno sicuramente degli elementi per cui tu risulti l'unico a dire no. Se non vuoi risultare bugiardo, devi in qualche modo confermare. E lui piano piano si allinea a tal punto da dire sì, l'ho vista. Ma la prima, quando dice sì, l'ho vista, e dice come portava portava una maglietta rossa, gli contestano come potevi aver visto la maglietta rossa se tu l'hai visto attraverso i monitor e i monitor sono in bianco e nero.
e a un certo punto cominciano a suggerire come deve raccontare le cose e gli dicono, stiamo parlando di verbalizzazioni perché poi il vocale è stato trascritto, quindi quello che vi riporto sono elementi presenti agli atti, gli consigliano, perché tu, brigadiere, tu sei vecchio ma non sei fesso e quindi uno sguardo ce lo hai dato quando qualcuno passa, e lui fa sì, effettivamente l'ho guardato dalla finestra, quindi piano piano rispetto a quelle che erano le prime dichiarazioni lui adatta la propria versione dei fatti a quella che in realtà la procura vuole sentirsi dire, vuole confermare, e continua in tutte queste ultime 3 ore e 10, 3 ore e 30, adesso i tempi mi sembrano 3 ore e 10, a dire sì, ma quando non l'ho vista, ma non sono sicuro, fino a quando piano piano non si allinea. Questo è quello che in psicologia si chiama stato eteronomico. E ci fu un famoso esperimento di Milgram in cui il soggetto viene posto di fronte a una tastiera con dei tasti dove si può somministrare una scossa elettrica al soggetto vittima della sperimentazione, alla cavia, e in qualche modo gli si dice guarda, ogni volta che sbaglia tu gli devi dare una scossa. Sulla tastiera è ben visibile, scarica debole, scarica media, scarica intensa, scarica fortissima, rischio di morte. Gli si fa provare al soggetto anche una scarica di corrente per capire qual è l'intensità del dolore. Ovviamente in realtà è tutto un esperimento, la vera cavia è colui che somministra la corrente, perché la corrente in realtà non viene somministrata, è tutto un grande imbroglio. E avviene tutto un grande complotto per vedere fino a quando i soggetti sono in grado di seguire e di eseguire gli ordini di qualcuno più in alto, che gli dà un ordine, un potere, un controllo, una sicurezza. E siccome lì stavamo in un'università a Stanford, negli Stati Uniti, una grande università, c'era il professor Milgram, gli diceva è per la scienza che lo facciamo, lei deve dare la scarica elettrica, il bene 62% arrivò a dare la scarica mortale al soggetto seduto sulla sedia elettrica, benché questo soggetto dicesse ti prego non dare la scarica elettrica perché io soffro anche di cuore, per favore. Molti sono arrivati a quel punto. Cosa succede? Primo flashback, Tuzzi si trova all'interno di un sistema molto simile e lui si muove all'interno di uno stato eteronomico. Lo stato eteronomico non è un qualcosa che è sempre presente, non avviene a tutti, ma avviene all'interno di un sistema ben strutturato. Quando lui uscirà da questo primo interrogatorio, inizierà a dire che cosa ho fatto. Mi sono fatto convincere a dire delle cose che in realtà io non ho visto. Io non ero di questo avviso. Anche perché succederà un fatto che la procura non se n'è accorta in quel momento, se n'è accorta dopo. Praticamente il testimone che viene portato dalla procura, che serve per fare pressione su Tuzzi, è la signora Rosa Miracchi, che è la signora delle pulizie, che dice in un altro momento, che tra parentesi era anche l'amante di uno dei carabinieri rimasti all'interno della caserma, dirà: io ricordo forse una volta di una ragazza, una bella ragazza, che era in attesa nella sala del piantone perché doveva fare una denuncia o comunque doveva fare qualcosa relativo alla giustizia. Mentre il racconto di Tuzzi parla di una ragazza entrata dalla porta che accede, dal cancello, che accede verso gli appartamenti e che il comando è arrivato attraverso una telefonata interna. Quindi una situazione completamente non compatibile, quindi sono due testimoni che si annullano. Quindi c'è un processo, c'è un aspetto psicologico di Tuzzi e dice io ho sbagliato qualcosa, mi sono lasciato convincere. E nel frangente arriva un altro elemento importante che addirittura viene interpretato in maniera assurda. La procura incarica il maresciallo Quadrale di fare una sorta di trappola a Tuzzi, quindi montano un ricevitore ambientale, quindi una microspia ambientale, all'interno della macchina di Quadrale, con la consapevolezza di Quadrale, e gli danno come mandato di incontrare Tuzzi e di parlare del caso di Serena Monicoli. Questa cosa avviene il giorno 7 aprile, avviene e lui si rammarica praticamente di aver detto determinate cose che non erano vere e chiede in qualche modo a Quadrale di che cosa doveva fare. E Quadrale dice devi dire la verità. Stiamo parlando di un incontro
incontro di 42 minuti, circa 40-42 minuti, avvenuta all'interno di un veicolo con una microspia, dove a distanza c'erano delle pattuglie dei carabinieri, che perché era tutto, come dire, in qualche modo organizzato. Questo incontro registrato verrà poi in qualche modo veicolato come induzione a suicidio nei confronti del maresciallo Quadrale, dove il maresciallo Quadrale si limita a dire: scusate, scusa, di la verità, di quello che provi, di quello che pensi, di quello che hai visto. Perché lui dice: io non ho visto Serena Poligone, mi hanno fatto dire determinate cose, che posso fare? Sono andato in procura l'altro giorno, non mi hanno voluto sentire. Infatti lui si era presentato in procura, dice che probabilmente o domani o dopodomani mi sentono. Difatti lui verrà risentito il 9 aprile. Lui era andato prima per farsi ascoltare, per ritrattare, ma non lo vogliono sentire. Il 9 aprile trova un plotone di esecuzione, perché trova 7 persone, trova dei tecnici, trova 2 marescialli, un tenente del RAC, psicologa, 2 pubblici ministeri e poi c'è il colonnello Sparagna. Addirittura verrà il procuratore generale a parlare con lui. Procuratore capo, perché a un certo punto dice: io non voglio dire che l'altro giorno vi ha detto un sacco di frescacce, non è vero che ho visto Serena Poligone entrare lì, io non me la ricordo, io non l'ho vista e sicuramente se l'ho vista non era quel giorno. Quindi continua a negare. L'interrogatorio del 9 aprile inizia intorno a mezzogiorno e finisce intorno a mezzanotte, dura esattamente 12 ore e 40. Sono registrate le prime 3 ore e 30, le restanti 9 ore e 10 sono fuori dalla registrazione. E nelle prime 3 ore e 30 Tuzzi ripete sempre, costantemente, di non aver visto Serena Poligone, di essersi sbagliato e di essersi lasciato convincere, e dice: io ve l'ho detto perché voi mi avete detto di dire così, perché mi avete detto che c'erano i RIS, perché mi avete detto che c'erano dei testimoni, e riporta di volta in volta tutte quelle che sono, riporta le sue paure e le sue preoccupazioni riguardo a, anche alla denuncia e alla querela che lui aveva sporto nei confronti del maresciallo capo del Diace in quel momento, che poi è quello che ha dato il via alle indagini. Quindi in questo il maresciallo Evangelista. Quindi lui dice: io riporto e ho paura perché il maresciallo Evangelista mi ha detto che mi fa tribolare almeno 2 anni, vi prego non verbalizzatelo perché io non voglio che venga verbalizzato. Lui dice questo, lui riporta la propria paura non nei confronti del maresciallo Motto, nei confronti del maresciallo Evangelista, che lo aveva minacciato e lui lo aveva querelato proprio per queste situazioni qui. Quindi lui per 3 ore e 30, le prime 3 ore e 30 dirà questa situazione. E cosa succede? Che psicologicamente lui prima si era sentito, come dire, in qualche modo comandato, controllato dal gruppo degli inquirenti, quindi era andato in uno stato eteronomico, uscito dallo stato eteronomico si era ripreso da questa situazione, aveva ripreso coraggio e voleva andare a raccontare quelle che erano le questioni reali, anche per amor proprio. A un certo punto, rientrato in quella spirale, lui ha iniziato a tamburo battente per difendersi. E a un certo punto ha detto: scusate, forse non mi state ascoltando, io voglio l'avvocato. E non gli è stato dato l'avvocato. Lui a un certo punto chiede l'avvocato, la cosa viene bypassata e si continua ad andare avanti. E lui piano piano si comincia a sentire, lui comincia a perdere terreno, comincia a rispondere in maniera sempre più a monosillabi, ad essere sempre più distratto, ad essere sempre più distante, si sente sotto pressione. Comincia ad avere l'ansia e iniziano tutta una serie di trabocchetti psicologici che sono vietati per legge. Cioè, gli si comincia a far notare: Tuzzi, lei sta tremando, lei sta facendo questo, quindi sta mentendo. Sono situazioni che non si possono utilizzare. O si vengono attivati dei meccanismi di squalifica e disconferma della comunicazione che non possono essere utilizzati, questo lo utilizzano alcuni marescialli sempre lì durante questa fase di interrogatorio. Si tende a fraternizzare con il soggetto: dillo a me, non ti preoccupare, ci aggiustiamo. Non è questo il modo di fare un interrogatorio. E lui continua sempre a negare, e c'è un elemento importante dove lui, proprio in chiusura di questo vocale, quando lui è agitato e comincia a dire: non posso prendere il caffè perché sono agitato, ho la tachicardia, quindi si vede evidentemente fuori di sé, comincia ad accarezzare la pistola
e la fondina, la fondina sotto dove c'era, conteneva la pistola, e il maresciallo, perdonami, Giovannini, quello che gli dirà la pistola, Sperati, dice, il maresciallo Sperati presente dice all'altro maresciallo di Gianluca, digli di togliere la mano dalla fondina, e il maresciallo Giovannini dice togli la mano dalla fondina. Dopodiché il maresciallo Sperati nuovamente gli dice: Asantì, se devo fa come dici tu, cominciamo a fa come dici tu, perché si rende conto probabilmente che la situazione sta andando fuori controllo. Vorrei poi ulteriormente definire che dopo 12 ore e 40, quindi in piena notte tra il 24, tra il 9 e il 10 aprile, si concluderà l'ascolto del brigadiere Tuzzi. Il 10 il brigadiere Tuzzi svolge alcune attività, l'11 mattina il brigadiere si toglie la vita in diretta telefonica con la sua amante, ex amante, Annalita Torriera. In tutto questo, il 9 aprile lui verrà confrontato, ci sarà un confronto in quel momento con la Torriero, perché a un certo punto gli inquirenti chiamano la signora e c'è questo confronto. La Torriero, anni dopo, confesserà ad un altro carabiniere dicendo: guardate, c'è un'informativa del comandante Struscio, del luogotenente Struscio, dove dice la Torriero: quel giorno Tuzzi non era in sé. Quando io sono andato a fare il confronto, Tuzzi era fuori di sé, aveva la testa, non l'ho riconosciuto, non era l'uomo che io conoscevo. E questo conferma dunque nuovamente uno stato eteronomico. Alla fine delle 9 ore e 10 che noi non conosciamo, Tuzzi, come dire, in qualche modo confermerà quello che aveva detto nella notte tra il 28 e il 29, rientrando nuovamente in uno stato eteronomico. Qual è la parabola eteronomica successiva? Uscendo si è sentito chiaramente nuovamente incapace, impotente rispetto a quelli che erano i poteri. Lui non è stato in grado di dire quello che voleva dire, cioè di recedere sulle proprie confessioni, di ritrattare. Aveva ritrattato, ma non ce la faceva, non ha fatto, non ha retto lo scontro. Il canto del cigno sicuramente è stato quando ha detto voglio l'avvocato, glielo hanno negato e lui piano piano ha cominciato a cedere. Ma è evidente, se voi avete modo di sentire l'audio, il vocale, vi rendete conto con quale piglio risponde inizialmente e poi mano a mano con quanta debolezza perde terreno e risponde sempre in maniera più faticosa, distratta, caotica, confusa. Ogni tanto si riprende e si arrabbia e dice: no, non è vero, io non l'ho visto, io non l'ho detto, non ho paura di nessuno, nessuno mi spaventa solo la questione della querela, ma per il resto fondamentalmente comincia piano piano a essere frastornato, fino a quando il vocale si interrompe e ci sono altre 9 ore. In queste non sappiamo quello che è successo, sappiamo sicuramente che c'è stato il confronto con la Torriero, un colloquio con il pubblico ministero a quell'epoca, e poi sappiamo che lui ritratterà la ritrattazione, firmerà nuovamente quelle che erano le volontà, possiamo dire, degli inquirenti. Questo lo porta poi al suicidio. Il suicidio non nasce dal domani, il suicidio si basa su un vissuto, è un percorso il suicidio, e si arriva alla triade negativa di Beck, visione negativa di sé, del mondo e del futuro, ed è quello che probabilmente è accaduto a Tuzzi in quel momento. Sicuramente non solo quegli interrogatori hanno pesato sulla vita di Tuzzi, ma quegli interrogatori a nostro avviso hanno sicuramente dato una spinta o comunque un peso importante nella scelta che ha fatto, perché si è sentito spaventato, si è sentito non capito, non compreso, ma soprattutto si è sentito impotente e non ha sopportato la frustrazione di non poter affermare quelle che erano effettivamente le sue capacità, quelle che erano le sue conoscenze, quello che era insomma poi la verità delle azioni e di quello che erano di quella che era la sua testimonianza. Nuovamente si è sentito condotto all'interno di un percorso guidato da altri, e la risposta allo stato eteronomico è stato un profondo stato depressivo, una frustrazione ingestibile, e dunque che lo ha condotto al suicidio. Ripeto, questo è stato uno degli elementi, di certo non volontario, di certo con una chiara irresponsabilità, ma l'elemento fondamentale che potrebbe farci pensare a un aspetto di
preludio suicidiario è quello del soggetto che accarezza la fondina durante un depredatore. In una fase cruciale lui accarezza la fondina. E non è un accarezzarlo così en passant, perché se un altro maresciallo si allarma e gli dice di togliere la mano da lì, probabilmente questo movimento era piuttosto singolare ed era piuttosto allarmante. Questo è un aspetto fondamentale. In tutto ciò dobbiamo dire che, sempre per testimonianza della signora Torriero, Tuzzi viveva un periodo di forte depressione e di uno stato d'ansia molto forte, che iniziava proprio dal delitto Mollicone, tant'è che lui non era riuscito più ad avere rapporti con la signora Torriero nonostante utilizzasse farmaci specifici come il Cialis o il Viagra, tant'è che nella macchina del Tuzzi, dopo il suicidio, era stata ritrovata una scatoletta di Cialis. E la stessa Torriero riporta tutta una serie di comportamenti anomali da parte del brigadiere Tuzzi, come problemi alla vista, problemi a guidare, confusione mentale, che potrebbero far pensare, però parliamo sempre di potrebbero far pensare, a uno stato d'ansia molto forte, unito a probabilmente degli effetti collaterali dell'uso di questi farmaci, perché producono effettivamente, possono produrre problemi alla vista, sanguinamento, situazioni di perché hanno ovviamente, siccome intervengono sulla vascolarizzazione, possono intervenire anche sull'aspetto di disturbi in qualche modo temporanei da un punto di vista neurologico, collegati, connessi alla circolazione sanguigna, quindi anche vuoti di memoria per quanto possono essere, o problemi alla vista perché appunto si va a intervenire sui capillari. Quindi queste sono le situazioni. Quindi ipoteticamente noi abbiamo ipotizzato appunto un problema preesistente nel Tuzzi di ansia, un'ansia mal gestita, mal compensata, che si è andata a strutturare nel tempo. Nel tempo poi, purtroppo, è capitato nel posto sbagliato, nel momento sbagliato, perché se non fosse stato lui quel giorno a fare il piantone, probabilmente non sarebbe stato preso di mira, non ha avuto la forza di opporsi in una situazione di forte pressione, dove purtroppo molte persone non avrebbero retto, perché parliamo del 62% di persone che non reggono ad una pressione del genere, e questo ha prodotto poi quello che abbiamo visto il risultato. Per farvi capire quanto è forte l'influenza sociale, vi parlo di un altro esperimento, velocissimo, esperimento di Ash. Vengono prodotte, parliamo di una stanza con 30 persone, vengono prodotte delle slide con delle righe. Quindi ci sono tre linee A, B e C, non abbiamo una slide, però è facile da capire, linee A, B e C di diversa misura, e poi c'è una linea di confronto. E diciamo, a quale linea uguale la A, la B o la C? E il primo soggetto dice la A, perché effettivamente sono uguali, il secondo soggetto dice la A, perché sono tutti uguali, e tutti rispondono bene. Dopo 6 o 7 ripetizioni, il primo soggetto, che ovviamente in realtà è un collaboratore dello sperimentatore, sbaglia volutamente e dice chiaramente C, cioè una risposta chiaramente sbagliata, dove la linea di confronto non è uguale. Il secondo dice C, il terzo dice C perché sono tutti dei complici, 29 persone dicono C, e il trentesimo, che è effettivamente la cavia dell'esperimento, tende a dire C. Alcuni si alzano e dicono: come è possibile che io, insomma, veda un'altra risposta, non è quella che penso, non è quella che vedo. Si alzano, vanno lì alla lavagna, insomma, dove c'è proiettata questa immagine, per vedere se c'è un errore ottico. Ma in realtà poi molti di loro, pur se non sono d'accordo, rispondono come la maggioranza. Questo è un esperimento sociale fatto, piuttosto, anche questo piuttosto noto, su cui noi abbiamo basato questa parte della nostra consulenza su Tuzzi. Quindi il problema della testimonianza di Tuzzi è che sicuramente non è stata ottenuta in modo genuino. Ci sono state delle pressioni. In tutto questo non ho poi effettivamente adesso detto, ma è stato insultato, è stato minacciato. Gli è stato detto: Tuzzi, io ti prendo a calci nel culo, scusate la volgarità ma sono frasi ripetute. Tuzzi, lei si deve sputare in faccia quando torni a casa, se ha il coraggio di guardarsi in faccia. Cioè, quindi ci sono frasi importanti detti da superiori che erano lì per interrogarlo e garantire la veridicità della sua testimonianza.
e invece parliamo di pressioni, minacce, insomma, e tutti questi meccanismi e trabocchetti psicologici che per legge sono vietati. Quindi questo ha, tutti questi elementi insieme hanno prodotto e hanno spinto Tuzzi a confermare quelle dichiarazioni che non sono verosimili. Dico un'ultima cosa, poi lascio la parola al professore, la questione della testimonianza che abbiamo detto inizialmente, cioè della Miracchi e di Tuzzi. Come abbiamo detto, Tuzzi è stato prestato attraverso la testimonianza della Miracchi, dice noi abbiamo una testimone che ci dice che ha visto Serena Mollicone in caserma. Come abbiamo visto prima, le due testimonianze non sono compatibili perché la Miracchi dice che l'ha vista nel gabbiotto del portierato, mentre il Tuzzi dice che è salita negli appartamenti. Il problema dove sta? È che proprio poi nella testimonianza della signora Miracchi, durante l'udienza, la Miracchi dice che intorno alle 11, lei, tutti i venerdì, o meglio quel venerdì, perché le toccava, avrebbe pulito le scale, cioè le prime 2 ore della mattinata puliva la caserma, dopodiché si dedicava a pulire le scale di tutto il condominio, che è un condominio di 2 piani, senza ascensore. Dunque, lei si trova sulle scale tra le 11, circa le 11 e mezza, ovvero nello stesso segmento orario in cui Tuzzi avrebbe visto entrare Serena Mollicone. La Miracchi, che è quella che dice che ha visto forse una ragazza lì al gabbiotto la mattina, dice che ha visto mentre era sulle scale scendere il maresciallo Mottola, ma non ha visto salire nessuna ragazza. Per cui, siccome alle 11 e mezza Tuzzi è uscito di pattuglia sicuramente con Quatrale, 11 e 10, ergo nessuna ragazza è potuta entrare il primo giugno. E a che ora è sceso il maresciallo Mottola? Intorno alle 10:30 circa è sceso il maresciallo Mottola. Quindi le sincronie ci stanno. Quindi il maresciallo Mottola scende per le scale, incontra la Miracchi. E perché scende dalla scala il maresciallo Mottola? Perché era tornato dalle prove della festa dell'arma a Frosinone, quindi doveva andare a fare qualche attività. Scende, incrocia la Miracchi che è sulle scale e dice vede scendere il maresciallo, ma non vede salire nessuno. Quindi se Serena fosse salita avrebbe dovuto per forza incrociare la signora Miracchi dice di non vedere nessuno, ma queste incongruenze logiche le abbiamo riportate noi e abbiamo utilizzato le testimonianze che hanno portato, la procura ha portato, ovvero Tuzzi e la Miracchi, che però non si incrociano né da un punto di vista di quella che poteva essere l'ingresso generale e la motivazione di Serena Mollicone che entrava, perché Serena Mollicone doveva andare a fare la denuncia. A quel punto la procura si rende conto che non ha senso la dichiarazione di Tuzzi, non regge l'ipotetica denuncia, perché l'ipotetica denuncia si fa in caserma, non si fa nell'appartamento privato, quindi non ha senso. E allora dicono probabilmente ha dimenticato i libri, aggiustano il tiro. Ma questo discorso non si sposa con la dichiarazione della Miracchi, che dice che la ragazza, che una ragazza, non Serena Mollicone, perché la Miracchi dirà non era Serena Mollicone, forse una ragazza, forse un primo giugno, forse un altro giorno, era seduta lì al gabbiotto. E allora le cose non si agganciano. E nuovamente poi la Miracchi stessa presidia le scale, nessuno può passare senza passare davanti a lei. Ergo non è salita nessuna ragazza. Ergo, Serena Mollicone non è mai entrata in caserma e non è salita lì. Quindi questa è la storia. Grazie. Ringrazio il dottor Del Compagno, purtroppo andiamo ad accelerare perché tra 40 minuti dobbiamo finire. Velocemente su Tuzzi. Innanzitutto c'è la certezza totale e assoluta che il brigadiere Tuzzi si sia suicidato. Che ne dica la figlia, che ne dicano i cosiddetti tuziologi, che ne abbia detto anche il povero Guglielmo Mollicone, il quale doveva vivere naturalmente col seme del sospetto, e ha detto anche questo. Addirittura in questo processo ultimamente è uscito un nostro nuovo collega, un altro criminologo, Carmine Belli, che pure Carmine Belli ha detto secondo me è stato ucciso, questo l'ha dichiarato alle Iene. Quindi abbiamo questi criminologi però dall'altra parte che stanno prosperando uno dopo l'altro, uno, quindi suicidio assoluto uno. Punto numero 2,
Tuzzi, a nostro avviso, al 99,9 periodico, era un carabiniere onesto, serio, probo, che aveva prestato il giuramento all'arma. Quindi era fedele alla legge e rispettava la legge. Detto ciò, non dobbiamo dimenticare che Tuzzi, la sera, verso le 22:30 del primo giugno, ha visto entrare in caserma la notte Guglielmo Mollicone, il fratello di Guglielmo Mollicone e altre persone, e sono andati a denunciare la scomparsa di Serena. Dicono: non viene da questa mattina. Domanda: se fosse, poiché era onesto, perché mai non avrebbe dovuto dire: io Serena Mollicone l'ho vista questa mattina? Anche perché la conosceva Serena, perché era amica della figlia, perché il figlio di Tuzzi andava a scuola con Guglielmo Mollicone. Stiamo parlando di Arce, dove il maestro era uno, c'era una cartolibreria, noi stiamo parlando di Roma o New York. Non ha detto nulla. Poi il maresciallo Mottola manda Tuzzi e altri carabinieri a fare delle ricerche di Serena, manda Tuzzi dai carabinieri di Ponte Corvo a portare la fotografia di Serena, ma Tuzzi non dice assolutamente di aver visto la ragazza quella mattina. Il giorno dopo e due giorni dopo Tuzzi poteva parlare e non parla. Dopo che è stato rinvenuto il corpo di Serena Mollicone, Tuzzi ha partecipato alle indagini, ma non dice nulla. Allora la domanda è questa: ma se sei onesto, e sei onesto, perché non lo hai detto di averla vista? Semplice, perché non l'ha vista. Uno, quando Carmine Belli venne accusato di avere rapito Serena Mollicone verso le ore 10 del mattino del primo giugno, tu Tuzzi perché non sei intervenuto per dire: badate, io l'ho vista alle 10:30, o alle 11, avrebbe salvato Carmine Belli, cosa che non ha fatto. Quindi diciamo, tutto quello che è uscito dopo, che ripeto sempre, propagandato da certe trasmissioni televisive che propagandavano in maniera velenosa l'impianto accusatorio, sono tutte quante balle che sono crollate durante le fasi processuali. Quindi l'aspetto, cioè, è importantissimo è questo. Adesso io dedico, quindi devo parlare di Tuzzi per quello che riguarda questo aspetto. Poi, se vi collegate col nostro sito, quindi cescreen.it, potete prendere, le leggete tutte le dichiarazioni di interrogatori sostenuti da Tuzzi, e ci stanno anche gli audio di Tuzzi. E poi c'è un audio particolare dove Tuzzi viene preso a parolacce, viene minacciato, come ha detto giustamente il dottor Deli Compagni, eccetera. Chiede anche l'avvocato, quindi su Tuzzi ci sono state delle pressioni, è stato insultato, e in quel giorno ha perso maggiormente l'autostima. Quindi questo è quello che riguarda la questione Tuzzi, che è un aspetto molto importante. Adesso parlo solo di due elementi per pochi minuti, perché sono gli elementi fondanti dell'accusa, del processo e di come abbiamo fatto assolvere questi soggetti. Anticipo che il libro è di 408 pagine, è composto di quattro parti. La prima parte è un discorso storico di quello che è successo anche a livello processuale. La seconda parte porta interamente la nostra super consulenza tecnica, scientifica, criminalistica, criminologica, quella che ha fatto assolvere a livello tecnico e scientifico il Mottola e gli altri due imputati. È una consulenza tecnica sottoscritta, fatta dal dottor Deli Compagni, le due dottoresse che mi stanno accanto, quindi dottoressa Marotta, avvocato Carnevale, l'ingegnere Cosmo Di Mille, che è venuto da qualche minuto, il dottor Gaetano Bonaventura, e poi ripeto, ci stanno altri tecnici che hanno collaborato con lui. Questa è una consulenza che è andata a frantumare, demolire tutte le impostazioni forensi scientifiche delle consulenze e delle relazioni tecniche della controparte, in maniera particolare la questione della porta. Ora, la porta, diciamo, dividiamo il tutto in due aspetti. Dice
è stata sequestrata nel 2008, è stata attenzionata una porta per essere poi sequestrata nel 2016. Questa porta, la vedete, cioè la slide, presentava l'altezza da terra, inizia a 1,50, finisce a 1,59, al centro c'è una linea 154 centimetri, presentava questa lesione. Dicono il sopracciglio di Selina è andato a sbattere e praticamente sarebbe stato il sopracciglio che avrebbe formato quella linea a 1,54, sopracciglio a 1,54. E dice la professoressa Cattaneo che avrebbe impattato con questa zona, quindi dallo zigomo in basso. Professoressa Cattaneo dichiara questo: il primo concerne l'altezza alla quale si trova nel contesto della porta la frattura, vale dire a 1,54 in media dalla sua base. Ciò coincide con l'altezza approssimativa di Selina Mollicone, 1,55, che in fase atopica era stata misurata. Se immaginiamo una forte spinta del corpo, della testa in particolare, questa che spinge verso la parte sinistra, così sbatte e provoca la frattura a quell'altezza. Adesso, perché io ho a che fare a livello di collaborazione solo con persone intelligenti o super intelligenti, dico, ma anche un bambino avrebbe capito che se una ragazza è alta 1,54, anzi 1,55, e sbatte il sopracciglio che è a 1,40 da terra, ed è spinta così, ma come fa a farlo a 1,54? Ecco, questo è l'inizio della confutazione. L'abbiamo detto, lo dicevo da diversi anni, fecero finta di non saperlo, di non guardare. È come quando si va a pranzo, a cena, assieme, al momento di pagare il conto, tutti quanti si stanno a guardare dall'altra parte. Questo è quello che fecero. Però se vedete, qui abbiamo, vedete, 1,50, 1,54, qui vediamo ancora la frattura, vedete? La linea mediana, quella verde, è 1,54 e dicono che avrebbe sbattuto con questa parte. E questo aspetto è molto importante. Nella nostra consulenza, e ringrazio ancora una volta l'ingegnere Cosmo Di Mille, assolutamente abbiamo spiegato circa con 35-40 enunciati perché non regge la questione della porta, così come descritta dalla professoressa Cattaneo, dal suo punto di vista, e dall'ingegnere Sala. L'ingegnere Cosmo Di Mille è intervenuto proprio per confutare tutte le ricostruzioni fatte dall'ingegnere Sala e i risultati ci hanno dato ragione. Questo qua è un aspetto importante. Poi lasciamo stare anche che poiché questa ferita era stata definita come la ferita del pugile, immediato sanguinamento, arrivato a questo punto ci doveva stare il sangue sul legno, il sangue all'interno, eccetera. Non c'era nulla. E benissimo fece l'avvocato Francesco Maria Germani, il difensore storico De Mottola, a dire: se i Mottola fossero colpevoli, meriterebbero l'ergastolo, non tanto per l'omicidio, ma per l'imbecillità di aver lasciato l'arma del delitto alla mercé di tutti per quegli anni. Chiariamo questo aspetto. Discorso 1. Poi ci stanno molti aspetti forensi criminalistici che non vi sto a dire, però andiamo avanti. Quando la professoressa Cattaneo e l'ingegnere Sala dissero sì, probabilmente la porta è il mezzo lesivo, arma del delitto, cosa fa la procura? Dà l'incarico a 3 militi dell'arma, dei RIS, a 3 super consulenti, dice, vediamo un pochettino, dice, poiché sul nastro che avvolgeva il collo di il capo di Selina Mollicone sono stati trovati dei frammenti di legno, valutate se questi frammenti di legno provengono dalla porta. Ecco qui, siamo andati a Milano, c'ero anche io, queste foto le ho fatte io, e che tipo di esperimento fanno? Fanno questo esperimento, mettono una porta gemella, per terra, fanno cadere per 5 volte
il cranio in vetro resina che raffigurava la forma del cranio di Serena con una parrucca. Cade 5 volte e ogni volta prendevano tramite una striscetta 20 cm di lunghezza, 5 cm di altezza, prendevano i frammenti di legno che erano proiettati dall'impatto. 28 una volta, 24, 25, 22, 23. Cosa si sono accorti? Si sono accorti che il nastro che era legato attorno al capo di Serena Mollicone e attorno al collo conteneva 23 frammenti di legno. Dicono, cosa fatta? Perché 23 sono quelli che noi troviamo nella realtà. La media in 5 esperimenti è quella, praticamente dice, il caso è risolto. Qual è il problema che abbiamo dimostrato? È che su 6,60 m, su 6,30 m, no, 6,60 m più 1,30 m, cioè 7 su 7,90 m ci stanno 23 frammenti di legno. 7,90 m sono 8 metri, su 8 metri ci stanno dislocati 23 frammenti di legno, mentre ogni impatto ne prendeva su 20 centimetri 23. Allora abbiamo sbagliato proporzione, abbiamo sbagliato densità, abbiamo sbagliato distribuzione. Errore madornale, se errore è stato. Andreotti ha sempre detto, dice, pensate male. Se errore è stato, diciamo è stato errore. Uno. Errore numero due è questo. Il nastro che stringeva i capelli di 6,60 m aveva 13 frammenti di legno che dicono provengono dalla porta. Ma il nastro di 1,30 m che era sopra la busta che stringeva al collo, quindi non a contatto con i capelli, aveva 11 frammenti di legno. Ma se questi 11 frammenti di legno provengono dagli stessi, cioè hanno la stessa provenienza degli altri 12 frammenti attorno alla testa, allora non hanno nulla a che vedere con la porta. Questa è l'esclusione all'incontrario. Poi producemmo altri aspetti, quindi a livello tecnico-scientifico abbiamo dimostrato questi errori. Ancora due minuti, vi dico soltanto questo, che fra le varie dimostrazioni è stato, per esempio, si vede qua, a un certo punto che sul corpetto, la felpa, pagina 156, felpa, corpetto, reggiseno della ragazza, non è stata trovata una macchia di sangue, non c'era sangue. L'unico DNA che hanno trovato sopra la maglietta era di saliva ed era di fidanzato Fioretti. Così come Simonetto Cesarone hanno trovato sul corpetto, no? La saliva di Renero Busco, che era l'unico che aveva il diritto, no? Ci hanno trovato, stesso discorso, hanno trovato un po' di saliva del fidanzato, ma non hanno trovato sangue. Questo sta a significare che la ragazza è stata colpita mentre era nuda. Però il discorso della nudità, poiché non si sposa con il litigio con Marco Motto, e poi la ragazza non è mai salita in caserma, hanno fatto finta sempre di guardare da un'altra parte. Poi il libro continua, dopo la nostra superconsulenza, continua che porta la memoria difensiva dei quattro avvocati difensori di Mottola. Porta un aspetto molto importante dell'avvocato Cinzia Mancini e l'avvocato Emiliano Germani, che difendevano i difensori di Soprano. Una dichiarazione lunga presa dalla memoria degli avvocati difensori di Quattrare. Poi ritorniamo noi del team, andiamo a concludere tecnicamente e poi soltanto il dottor Delle Compagni e il sottoscritto disegniamo il profilo criminologico del soggetto ignoto assassino di Serena Mollicone. Detto questo, io penso che posso passare, anche se siamo stati proprio veloci, anche se stringati,
la parola alle due dottoresse. Volevo soltanto fare vedere, vedete, questo qui è il cranio a vetro resina disegnato dall'Abanoff, dicevano ci sta la coincidenza totale, quindi se ci sta la coincidenza con la frattura è questa. Arrivato a questo punto non va, non vale più il valore della cosa, dell'altezza eccetera. Allora dicono no, ma se era Morricone non era alto 1,55, era 1,63. Quando dimostriamo che era 1,55, sì, allora la ragazza è stata presa e lanciata in questo modo. E l'ingegnere Cosmo di Ville ha dimestificato proprio a livello tecnico, scientifico, tutto ciò, assolutamente l'ha fatto. Poi addirittura hanno detto sì, ma le scarpe erano alte 9 centimetri. Abbiamo misurato le scarpe, 2 centimetri e 8, abbiamo arrotondato a 3 centimetri. Adesso io dico, l'investigazione criminale è un qualcosa di freddo e di analitico, che specialmente chi investiga in nome per conto dello Stato, del popolo italiano ed è pagato da noi, assolutamente non deve sbagliare. Adesso passiamo alle due collaboratrici che parleranno in effetti di quei 10 elementi che andavano, avviso dell'impianto accusatorio, a incastrare i Mottola. Prego. Allora, buonasera. Io vorrei fare alcune precisazioni per quanto riguarda il prelevamento di Guglielmo Morricone il giorno del funerale di Serena in chiesa. E quindi, come voi tutti penso avrete sentito di parlare di questo episodio, e questo prelevamento fu attribuito all'iniziativa del maresciallo Mottola e quindi è stato considerato un depistaggio, quindi al fine di indirizzare i sospetti verso l'ambiente familiare. Questa circostanza naturalmente è stata smentita. L'ordine di prelevare Guglielmo in chiesa quel giorno fu dato dal capitano Trombetti, che era il comandante a quei tempi della stazione carabinieri di Pontecorvo, che cui facevano capo le indagini appunto sulla morte della ragazza. Il capitano Trombetti aveva comunque ricevuto a sua volta l'ordine da parte dei PM della Procura della Repubblica di Cassino, che si occupava del caso e che quel giorno si trovavano in Rocca Secca. Posso? Sì. Invece tutti questi programmi televisivi, collegati anche con Google, guardate, portano sempre il povero Guglielmo Morricone che dice fu il maresciallo Mottola, lo fece su spontanea iniziativa. Perché? Perché voleva fare cadere i sospetti su di me. Qual è il fatto? Perché io Guglielmo Morricone l'ho conosciuto, persona seria, coerente, leale, onesta, però questo era un padre che soffriva per quello che era accaduto. Quindi quando hanno cominciato a proiettarmi nella mente, sto parlando del comitato affari giallo di Arce, tutte questi ammorbamenti, lui purtroppo si è fatto convincere. Prego. Quindi è lo stesso capitano Trombetti che conferma questa circostanza in dibattimento all'udienza del 28/5 del 2021, e su espressa domanda lui risponde proprio: non è stato il maresciallo Mottola, e non è stato il maresciallo Mottola, lo ripete, e quindi nessun depistaggio quindi può essere attribuito appunto al maresciallo, per il quale per troppo tempo ha dovuto sopportare l'onta di essere individuato come il mostro che porta via il povero padre dalla veglia funerale, insomma, della giovane vittima di un delitto così efferrato. Per quanto riguarda poi Marco Mottola, che si è detto era biondo e mesciato, questa circostanza anche è stata ampiamente demolita. Infatti lui era castano e nella consulenza tecnica della difesa sono dimostrate 43 foto e 10 ingrandimenti, foto naturalmente non alterate, che mostrano appunto il reale colore dei capelli di Marco, che era castano, e queste foto riguardano anche la presenza appunto di Marco al funerale di Serena. E quindi in dibattimento l'accusa ha mostrato, diciamo, sui monitor foto in cui Marco appariva
biondo. Questa foto scerchiata, sì. Improvvisamente, in mezzo a tutte quelle foto del funerale, ci arriva questa fotografia, chiedo scusa, sì, non scattata da... A parte il fatto, gli altri li ha scattato un fotografo del Messaggero. Qual è il fatto? Questo è stato, è un fotogramma che riprende la trasmissione quarto grado, però se vedete il cerchietto, già qui è chiaro, stranamente, mentre l'altro è scuro, però se vedete la persona che ha la maglia verde, la maglia verde esternamente al cerchio, il verde è più scuro, quello internamente è chiaro, cioè tutto quello che è stato racchiuso in quel cerchio per volontà divina è stato chiaruto. Prego. Ok, quindi si vede chiaramente dalla foto come Marco lì risulti biondo, ma in effetti nella consulenza si potrà vedere, dalle foto che risultano depositate in consulenza, si potrà vedere che in effetti Marco era castano. Oh, qui se vedete, quindi, scusa, c'è una fotografia, sì, la sorella di Serena Mulicone, una parente bionda, e sopra c'è Marco Mottola. Beh, se quella al centro è bionda, ditemi voi perché mai Marco Mottola deve essere biondo misciato. Che punto c'è ora? Ok, quindi per quanto riguarda poi l'inserimento del numero 666 sul telefono cellulare, nel telefono cellulare di Serena, e quindi è stato individuato questo numero che sappiamo essere riferito al diavolo, e non c'è prova di quando e da chi fosse stato inserito questo contatto. Da premettere che il cellulare di Serena non era funzionante, ma bisognava di un elastico per, che lo avvolgesse per consentire il contatto tra la batteria, quindi, e il telefono. E tanto che Guglielmo in una SIT, quando fu interrogato, fu sentito a sommare informazioni, affermò che Serena spesso questo cellulare lo lasciava a casa, e quando doveva sentirsi con i suoi amici o con il fidanzato telefonava con il telefono fisso di casa. E il dato storico sulla circostanza del ritrovamento del cellulare è incerta, e inizialmente non veniva rinvenuto, ma la mattina del 9 giugno viene ritrovato dallo stesso Guglielmo a casa, quando rientra dalla veglia che si stava facendo per Serena, e lo ritrova nel cassetto del comò presente nella camera da letto dove dormiva la ragazza. E il comò era stato visionato e nessuno comunque precedentemente lo aveva ritrovato, da premettere che il cassetto era comunque disordinato. E quando viene poi sentito Guglielmo Mollicone il 10 luglio del 2002, lo stesso non esclude che il telefonino potesse essere stato preso da Consuelo, l'altra figlia, quando aveva fatto ritorno ad Arce da Como, e poi avuta notizia, insomma, avuta la conoscenza, insomma, dell'importanza del telefonino nelle indagini, lo aveva riposto nuovamente nel cassetto. Poi vabbè, ci sono alcune contraddizioni circa l'orario di ritrovamento del cellulare. Guglielmo, sempre quando fu sentito a SIT, dichiarò praticamente che lo aveva ritrovato verso le ore 7:30, mentre diciamo, Mario Santoro afferma che invece il ritrovamento fu fatto verso le 3:30, 4 insomma, del mattino. E quello che mi preme rilevare è che praticamente il cellulare è stato analizzato dai RIS, ed i RIS non hanno riscontrato alcuna manomissione sul cellulare. Cioè, facciamo questa domanda esattamente, poiché il cellulare sarebbe stato preso in teoria dal maresciallo Motta il 1 giugno e riconsegnato e messo in circolazione il 9 giugno. Tra il 1 giugno e il 9 giugno loro ipotizzano che ci sia stato un intervento del maresciallo Mottola per inserire nella SIM il numero 666 diavolo, per fare credere che Serena Mollicone fosse quella, diciamo, in quel contesto. Dice chiaro, dice, non c'è stata nessuna attività, quindi già
poiché stava nel fascicolo processuale, chi ha escogitato, ideato la teoria De Mottola doveva accorgersene. E non ci sono neanche impronte papillari, se non quelle naturalmente di Guglielmo che aveva preso il telefono. Passo la parola a te. Lei di cosa parla, dottoressa? Sì. Prego. Grazie. Allora io volevo ricollegarmi a quello che è stato detto prima dal professore per quanto riguarda l'impronta digitale, la 15D, che diciamo che anche nel decreto di archiviazione della prima indagine contro i Mottola del 2016 è stato individuato come un elemento decisivo, cioè che va a individuare l'autore del crimine, e successivamente in questo processo non è stata data questa importanza a queste impronte, infatti come anche diceva il professore. Un altro elemento controverso sia per quanto riguarda il trasporto del cadavere e anche per il fattore orario. La teoria del crimine vuole che il corpo trasportato inizialmente era stato trasportato tra le ore 10 e, tra le ore 10, 10 e mezza e poi successivamente il corpo è stato trasportato da mezzanotte alle 2. Tra venerdì e sabato. Tra venerdì e sabato. Un dato certo è che i due carabinieri De Innocentis e Cellupica vanno il sabato 2 giugno proprio nella zona dove è stato alle 3 di pomeriggio, vanno a cercare la ragazza e loro si fermano proprio dove ci sono i televisori e dove ci sono tutte quelle cianfrusaglie e non vedono niente, cioè loro in udienza hanno detto di non aver visto niente, e il fatto di non aver visto niente, anche se proprio in udienza Cellupica ha detto che si è fermato più minuti perché ha dovuto anche, cioè si è fermato proprio per fare anche un bisogno fisiologico e quindi è restato lì molto tempo e il corpo non c'era, ecco perché non è stato visto dai due carabinieri. Perché amante della teoria del complotto, dobbiamo dire che questi due carabinieri facevano parte di un'altra stazione di carabinieri. Un'altra. Che non afferisce. Che nulla avevano a che vedere con Arce. E altri poi elementi che in udienza sono emersi. Per quanto riguarda ad esempio le dichiarazioni fatte da Marco Malnati. Marco Malnati è un amico stretto di Tuzzi e lui viene ripreso da una testata giornalistica mentre grida ai Mottola che sono assassini, che sono loro i colpevoli, e una volta in udienza, una volta che lui si siede sul banco, lui non ha, alla domanda del pubblico ministero chi gli ha detto, è stato Tuzzi a dirle che sono stati loro, lui non risponde sì, risponde no e continua a la sua risposta è data da delle voci, dalle voci che sente. Allora, questo accadde quando venne rinvenuto il corpo di Tuzzi, quindi l'11 aprile arriva questo signore, Marco Malnati, assieme alla moglie, la quale moglie poi aveva un rapporto amoroso telefonico con Tuzzi, proprio questo è emerso, si vede che lui grida, dice maresciallo assassino, Marco Mottola assassino, il telefonino l'ha messo lui, eccetera, e il giorno dopo è stato chiamato dai carabinieri e dalla procura dicendo scusa, ma cosa hai detto? No, dice mi è scappato in quel momento, però non è vero. E parliamo del 2008. Poi molte trasmissioni televisive, facendo finta di non saperlo, televisive che sono state querelate dai Mottola, continuano con questo discorso. È venuto il tribunale, come ha detto bene la dottoressa, dice ma cosa state dicendo? Cosa state inventando? Non è vero nulla. Prego. Sì, infatti poi lui comunque ha negato e
niente Tuzzi aveva detto. Quindi, come vedete, l'impianto accusatorio si è squagliato da solo, prego. Un'altra cosa che è emersa al processo è diciamo, le dichiarazioni di Rosa Miracchi. Diciamo, Rosa Miracchi fu chiamata dai Mottola per le pulizie dell'appartamento il 4 maggio 2001, cioè un mese prima dell'omicidio. L'evento per la quale hanno chiamato diciamo, Rosa Miracchi fu diciamo, per pulire l'appartamento per la festa di Anna Maria, che compieva 50 anni. E diciamo, allora, anche ragionando di logica, come può aver aiutato Rosa Miracchi in Mottola a diciamo, depistare, quindi diciamo, pulire la scena del crimine, se l'evento si è svolto comunque il 1 giugno 2001? Però anche nelle trasmissioni televisive questo dato è emerso come una cosa che era successiva e quindi che era... Diciamo, questo aspetto è importantissimo. Allora, nella teoria del crimine, l'impianto accusatorio hanno ipotizzato che la famiglia Mottola il 4 maggio del 2001 abbia fatto pulire le tracce del crimine di sangue, eccetera, che però è successo 3-4 settimane dopo. Quindi attenzione, sangue che non è mai uscito, sangue che non è mai uscito, non è stato trovato. Allora io dico, finché è un'ipotesi che fanno gli imbecilli, quelli che Umberto Eco dice ce ne stanno tanti che ormai stanno invadendo dalle taverne, se sono passati al web, è un discorso, ma che vengano prodotte in un impianto accusatorio pagato da noi non sta bene. Qui adesso però io, perché sono un difensore della famiglia Mottola, di tutte e tre, anche la signora Mottola, devo dire che devo riprendere la dottoressa, perché non è vero che la signora Mottola faceva 50 anni e ne faceva 40, perché qua se ci sbagliamo di 10 anni per l'età di una signora è gravissimo. Prego. Quindi tutto quello che comunque è emerso a livello processuale e diciamo il tutto è differente da come è stato visto dall'esterno, da comunque l'opinione pubblica, che è stata informata in una maniera diversa da ciò, maniera falsa, una maniera falsa. E... per esempio c'è lo spettro importantissimo, andiamo sempre alla trasmissione delle Iene, risulta in quella trasmissione che praticamente la Annalita Torriero, l'ex amante di Tuzzi, sia stata corrotta, pagata dal maresciallo Mottola tramite l'acquisto di una macchina da 25.000 euro. Questo lo dice qualcuno, e lo dicono anche qualcuno delle Iene, sono stati denunciati. Nel processo queste domande sono state fatte, perché è ovvio che i nostri avvocati hanno dovuto ripulire tutta l'immondizia che ci stava. Questa signora, la Torriero, dice: io il maresciallo Mottola non l'ho mai visto, non mi ha regalato mai nulla, dice magari, ma che si è data una macchina, non è vero. Tutto è uscito fuori, quindi vedete adesso le due collaboratrici, le dottoresse, hanno spiegato, dice, questi 10 elementi ci stanno tanti, guardate nel libro ci sta tutto, dico una cosa che in vita mia non ho mai detto, soddisfatti o rimborsati. Va bene, chiariamo sta cosa? C'era anche la questione romantica, diciamo così, anzi un po' così demoniaca, la questione della rosa rossa, che era citata anche dalla trasmissione delle Iene, sempre di una fantomatica rosa rossa appoggiata lì. In realtà questa cosa venne poi fatto un approfondimento di indagine anche nella prima sezione, appunto, delle indagini del primo processo, e venne fuori che era la maestra Elvira Policone, tra parentesi testimone, che dice: io quel giorno volevo comprare una rosa, tutte le rose bianche erano finite, comprai una rosa rossa e la appoggiai lì. E di fatto, se non sbaglio, c'è un filmato, una foto rispetto a questa, questa foto, che la maestra Elvira Policone solleva la rosa rossa, era una delle poche, perché tutti avevano comprato le rose bianche, erano terminate, e lei comunque acquistò questo fiore. E addirittura vennero chiamate diverse persone per quanto riguarda l'aspetto demoniaco, satanico, perché si pensava sia alla composizione del cadavere sia ad altre situazioni. In realtà l'esplicazione, come spesso accade, è molto più semplice di quanto si possa immaginare, però piace dare un'idea sempre molto ecco così, di qualcosa, di qualche complotto, insomma. Adesso siamo in vena di complotti, quindi ci piace un po' a tutti quanti far vedere che c'è un disegno sempre un secondo, un terzo, un quarto livello.
Oh, poi qui vedete, stiamo andando veramente a chiudere, tanto fra poco dobbiamo andare via. Le caviglie di Serena Morricone erano legate con del filo di ferro. Nella parte apicale di questo filo di ferro venne trovato delle sudate tessuto epiteliali, DNA, un sacco di storie, era di un carabiniere, dei RIS. All'interno, sulla porta sequestrata, messa sotto attenzionamento nel 2008, sono state trovate delle impronte digitali e del DNA, cioè abbiamo beccato il soggetto, era di un colonnello Davis, che adesso è anche un super esperto di sicurezza. Sul nastro adesivo che legava dietro i polsi di Serena Morricone venne trovato del DNA, che era lo stesso DNA di quello messo sulla porta, dice abbiamo trovato l'assassino, e invece di questo soggetto. Allora io dico facciamo attenzione a quello che si dice, però un elemento è semplicemente formidabile, è che le impronte digitali all'interno del nastro sono del soggetto legatore e o assassino, perché sono all'interno e ce ne stanno di diverse, quindi non andassero a inventarsi niente, altrimenti non avrebbero preso 300 soggetti a cui prendere il punto digitale. Ora abbiamo 2 minuti e dobbiamo andare via, però vi volevo presentare l'ingegnere Pio Di Mille Cosmo. Prego, Cosmo, però se un minuto dai il saluto, perché insomma siamo andati fuori. Grazie, vabbè, rimaniamo in piedi. Intanto ringrazio il professore Aurino. Allora, diciamo, il mio compito è stato analizzare gli aspetti tecnici, puramente tecnici ingegneristici. Nello specifico, quello che è stato determinante è stato individuare che la forza che la porta era capace di esercitare sulla testa durante l'urto per produrre quella lesione che si è riscontrata, era praticamente impossibile che riuscisse a fratturare il cranio. Quindi questa cosa non, se anche si fosse riusciti per qualche modo, fosse stato per esempio un atleta, un campione di sollevamento pesi che riusciva a sollevare, a sbattere con quella forza contro la porta, il cranio non si sarebbe rotto o la porta avrebbe avuto una lesione ben peggiore. Okay, adesso sono costretto a chiudere. Sì, chiudo dire esattamente questo. Allora non voglio spezzare un'altra lancia, pardon, scusami. Voglio spezzare solo una lancia ancora per l'ingegnere Di Mille, il quale sembra avere 25 anni e ne ha 32. Cosa insegnano i grandi filosofi e i logici? Dicono quando non puoi confutare, contestare una tesi nel contenuto, allora devi andare a contestare il ragionatore. Anche Schopenhauer dice, se non puoi contestare il ragionamento, vai a contestare il ragionatore. Vabbè, a me dissero soltanto che nel 2008 avevo scritto un libro, eccetera, ogni tanto parlavano del mio libro, non hanno contestato nulla di quello che abbiamo detto noi. Tentano di confutare il ragionatore, tanto dico, questo qua è un ragazzetto, no? Gli dicono, Lavorino avrà preso il genio appena laureato e si è portato qui. Invece è successo, dicono, lei quanti anni ha? Ce ne ho 32. Dice, quante lauree? Dice, in cosa è laureato? E lì è stato un errore. L'errore è stato perché lui ha detto, ho due lauree. Tutti e due con 110 lode, stava dando alcune spiegazioni e poi una cosa importantissima, meglio che la dico io perché altrimenti lui ci sta un'ora, è che nelle parti civili è venuto il generale Garofano, che ripeto stimo moltissimo, così bravo in biologia che non è venuto a parlare di aspetti biologici, è venuto a dimostrare tramite le reti bayesiane che i presupposti che gli aveva fornito la psicologa, la sua collaboratrice, la dottoressa Volpini, usando quei presupposti dimostrava che, tramite le reti bayesiane, che Serena Morricone al 100% è entrata in caserma, al 99% è stata ammazzata con la porta e che Tuzzi dice la verità. Qual è il problema? Che l'ingegnere Di Mille, fra le varie cose, è uno dei massimi esperti che abbiamo in Italia pure sulle reti bayesiane. E lui mi ha segnato, dice, se nel prosciutto ci metti, se nel computer ci metti il prosciutto, non ti esce il salame. Hai proprio un minuto perché dobbiamo andare. Sì, allora diciamo il problema intanto, vabbè, tutti i calcoli
che ho fatto per dimostrare incompatibilità tra le lesioni sono riportati in via esaustiva nel libro, quindi non... Riguardo alle reti bayesiane, il problema era che mancavano tutte le testimonianze, tutti gli elementi che andavano contro la tesi accusatoria, cioè lui ha inserito nella rete bayesiana, nel modello matematico, solo gli elementi che supportavano la sua tesi. Quindi diciamo cioè mi faccio questa domanda. Allora, la rete sarebbe servita proprio per valutare cosa pesava di più, se gli elementi a sostegno o quelli contrari. Devo farmi una domanda. A sostegno. La domanda che vi faccio è questa, poi andiamo a concludere. Allora, il generale Garofano ha portato i presupposti sulla veridicità, l'attendibilità di alcune dichiarazioni che erano state fornite al generale Garofano dalla sua collaboratrice, la psicologa dottoressa Volpini. Vi faccio una domanda. Se avessimo portato noi i presupposti datici dal psicologo dei compagni, ma avremmo avuto lo stesso risultato? No, perché sono presupposti diversi, quindi non venire a raccontare cose che noi non possiamo accettare. E poi giustamente anche nella sua relazione ha spiegato anche le questioni delle reti bayesiane. Noi adesso siamo costretti a chiudere, quindi il libro l'avete comprato, soddisfatti o rimborsati? Quello di oggi, la chiacchierata di oggi naturalmente la metteremo in YouTube, però soprattutto fra qualche giorno in YouTube ci sarà un video di 8 ore, però frammentato, dove spiegheremo la nostra super consulenza punto per punto, e lì anche l'ingegnere Dini le parlerà una mezz'oretta, vi spiegherà con le sue formule eccetera come sono andate le cose. Grazie.